oggi a Castelvolturno hanno parlato sia il tecnico del Napoli Mazzarri sia il pocio Lavezzi. I due si sono dimostrati visibilmente emozionati. C'è grande aspettativa qui a Napoli per questi ottavi di Champions League. Il tecnico del Napoli non ha lasciato trasparire la probabile formazione, ma con ogni probabilità ci sarà un duello fino all'ultimo tra Campagnaro e Grava. Però vediamo cosa ha detto il tecnico Mazzarri e il pocio Lavezzi. Massimo Golini, Sport, buongiorno. Che sensazioni hai alla vigilia della partita che tutti aspettano e soprattutto se ti sorprende il fatto che tutti i siti europei vi danno sulla carta, ovviamente favoriti? Mi devo ripetere, siamo contenti di essere arrivati a questo punto e giocarci una partita, anzi due partite di sicuro di questo livello, contro una squadra che mi sembra abbia fatto proprio nella Champions più di 100 partite, quindi questo la dice lunga sull'avversario che andremo a affrontare, anche come blasone, come prestigio, come valori. E per assurdo sentire dire che siamo i favoriti, ripeto, questo ci fa essere oltremodo orgogliosi. Però siamo anche coscienti delle insidie che possono riservare certe partite quando vai a affrontare appunto squadre con dei valori così importanti nel loro organico. Quindi io credo che i miei ragazzi sappiano che per fare qualcosa ancora di sorprendente bisogna non sbagliare niente e cercare di fare il meglio di noi stessi come d'altronde abbiamo sempre cercato di fare. A proposito della formazione, volevo sapere se hai ancora il dubbio in Campagnaro Grava, che toccherà appunto Campagnaro tra qualche ora un provino per capire le sue condizioni e da chi ti aspetti qualcosa di più dai giocatori, da parte dei giocatori o anche che entrano in campo? Ma di Campagnaro ha detto il dottore che verificheremo oggi nella partitina. Va bene. L'ultimo test sarà oggi, vedremo come sta, poi deciderò chi eventualmente giocherà, senza nessun così tatticismo posso dire che sia Grava che lui se giocheranno sui livelli di cui ci hanno fatto vedere, ci hanno abituati, danno ampie garanzie entrambi. E quindi in questo senso non è un problema. L'altra domanda non. Qual è il giocatore da cui ti aspetti magari qualcosa di più che secondo te potrà trovare una chiave diversa, una chiave importante per questa Sai partita? benissimo, l'ho già detto prima, cioè per me è la squadra che conta. I risultati vengono se la squadra farà una partita importante, poi è chiaro come sappiamo benissimo, come abbiamo visto anche nel campionato italiano. Gli episodi di solito fanno pendere la bilancia da una parte e dall'altra in quanto al risultato. Io non indico mai un giocatore, per me è la squadra che deve interpretare bene la gara e ognuno è preposto a fare quello che sa far meglio, gli attaccanti devono cercare di far gol perché sono quelli più avanzati, i difensori, i centrocampisti devono fare quello che sanno fare, quello che necessita durante la gara. Enrico Variale Rai, buongiorno Walter. Dicevi anche ieri che questa squadra ha tante di quelle individualità che pur non arrivando al massimo a questa partita non può essere considerata inferiore al Manchester City che il Napoli ha eliminato. Ecco, a proposito delle individualità del Chelsea, c'è un giocatore che magari ti augureresti di non vedere in campo, non so, Drogba, Terry, Lampard, magari che non ci fosse domani sera? Ma io perché magari pensare a qualcuno che può mancare, spero che non siano al meglio, che siano, perché hai già detto, elencando i nomi di certi giocatori, tutti questi giocatori che hai menzionato, se hanno la partita giusta, possono fare chiunque la differenza. Quindi noi dobbiamo intanto pensare a limitare il loro gioco. Questo sarà fatto nel migliore dei modi in fase passiva da nostra, per poter poi esprimere il nostro calcio quando entriamo in possesso di palla. Le mie logiche non cambiano da una partita all'altra. Io ho cercato di dare una mentalità a questa squadra quando sono arrivato e la portiamo avanti al di là di chi sia l'avversario di turno.
Fernando Samito Mendeset. Ciao. Nella partita di Villarreal, addirittura tu giustificasti l'espulsione dicendo dovevo dare una scossa alla mia squadra. È sembrato che l'avversario più serio del Napoli in quel momento non fosse il Villarreal, ma una sorta di tensione che attanagliava la squadra, che soprattutto durante il primo tempo quasi gli ha impedito di giocare. Su questo fronte pensi di aver lavorato, pensi che oggi la squadra più matura può anche evitare questo rischio, che è più psicologico che tattico, nell'affrontare una sfida così? Questa è una buona variabile da verificare domani, perché al di là di quello che si possa dire ai giocatori, quando si va in campo e ci sono partite a questi livelli, quello che scatta nella mente in ognuno di loro non è semplice, e non sempre la reazione è la stessa. L'abbiamo vista in alcune partite, la squadra è giocata subito in un certo modo, è partita al piglio giusto, in altre è arrivata un po' contratta all'appuntamento importante. Questo lo verificheremo domani, ma questo fa parte di quel processo di crescita di cui io vi ho sempre parlato, che comunque l'importante è esserci, l'importante è aver passato queste 6 partite nel migliore dei modi, aver fatto l'esperienza che lei ha citato di Villarreal, sperando di vedere la squadra domani ancora più matura, ancora più sicura dei propri mezzi. A proposito di espulsione, è già tutto predisposto per dove vedrà la partita? Si sa da dove si vedrà la partita e ci sono i collegamenti previsti? Al di là che la partita la prepariamo bene prima e i ragazzi sanno più o meno già cosa devono fare già oggi, poi abbiamo un allenamento in mezzo che facciamo insieme, poi ci sarà in panchina Frustalumi, che vi giuro che a livello tattico non è inferiore a me, forse anche più bravo, perché ha più tempo di studiare gli avversari, di guardare partite, quindi da questo punto di vista la garanzia è Frustalumi, che è un bravissimo allenatore e quindi sa eventualmente cosa dire alla squadra. Buon pomeriggio, mister, in diretta sulle frequenze di Radio Marte. A proposito del processo di crescita a cui fai spesso riferimento, quanto ti inorgoglisce il fatto che il tuo omologo Vilas Boas abbia detto, lo ha fatto qualche giorno fa, che il Napoli è più in condizione, più fresco, moralmente e psicologicamente in uno stato migliore, quindi potrebbe per loro andare bene anche il pareggio. Quanto ti inorgoglisce questo e come si gestisce chiaramente un avversario dal grandissimo bagaglio di esperienza? Ma io ho grande rispetto di tutti i miei colleghi, stimo Vilas Boas per quello che ha fatto come allenatore. Su questo è chiaro che ognuno prima della partita cerca di sfruttare i vantaggi a livello psicologico, no? Io credo che questo lascia il tempo che trova questo discorso. Secondo me il Chelsea, i giocatori che ha il Chelsea in una gara del genere, nella doppia gara che sarà, da un punto di vista di tutto non sbaglieranno partita. Quello che fa questa squadra, quella squadra in campionato, nel loro campionato, l'inglese, è relativo rispetto a queste due partite. Quindi a volte, se voi andate a vedere quando si fanno i derby anche in Italia, no? C'è una squadra, magari una delle due è in difficoltà, il derby sfugge da ogni logica. Io credo che in questo caso si possa dire la stessa cosa, tenendo presente appunto e non scordarselo che il Chelsea ha dei valori assoluti particolari, importanti.